Claudia porterà il cane. Poi vediamo. A te, o grande eterno Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali marinai d'Italia, da questa sacra nave armata dalla patria leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Da giusta gloria e potenza la nostra bandiera, comanda che le tempeste di flutti servano a lei, poni sul nemico il terrore di lei, fa che per sempre la cingano in difesa, petti di ferro più forti del ferro che cinge questa nave, a lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che per esso veliamo in armi sul mare. Benedici. Stiamo vivendo in tempi difficili, in cui si acuiscono conflitti in diverse parti del mondo e la corsa agli armamenti rappresenta un grave segnale per il ritorno alla convivenza pacifica dei popoli. A noi rimane la speranza per una risoluzione delle controversie senza ulteriori scontri e che la pace torni per vivere serenamente con i nostri cari. Quest'anno il nostro monumento, come abbiamo visto, presenta la novità dell'asta della bandiera. Approfitto della presenza del vice sindaco Andrea Michalizzi per ringraziare il Comune di Padova per aver aderito alla nostra richiesta, ma soprattutto ringraziandolo per l'interessamento personale, mantenendo la promessa che ci fece l'anno scorso. Grazie. Porto il saluto del sindaco Sergio Giordani, di tutta l'amministrazione, e voglio davvero ringraziarvi per la vostra attività quotidiana, la vostra presenza che avete sempre avuto in occasioni non solo come questa dove si ricordano i marinai caduti, ma in tutte le occasioni ufficiali in cui ci sono commemorazioni, ci sono eventi insomma, che richiedono le presenze ufficiali anche dei corpi militari. Ringrazio perché ci siete sempre. Thank you.
Adesso io vorrei dare la parola al presidente emerito Roberto Pavan, che è un po' lo storico della nostra associazione. Grazie. Primo novembre 2024. Con l'impegno del nostro vice sindaco Andrea Michalizzi abbiamo issato la bandiera italiana sul monumento ai marinai. E fortemente voluta anche dal presidente Ivo Scatolini, questa cerimonia si svolge dal 1954, 70 anni, data che riportò Trieste all'Italia. Prima al cimitero maggiore, poi dal 1 aprile 1990 qui al monumento in piazzetta Sartori, che speriamo diventi una base per le future cerimonie dell'amministrazione. Il nostro gruppo ha oltre 102 anni dalla sua istituzione, senza dimenticare il nostro museo navale Anmi, affiorato insieme a noi, che si è velocemente adeguato alle modernità elettroniche, veri digitalizzazione, e prossimamente verrà arricchito di storici cimeli, che ci permetteranno di rafforzare gli scambi culturali che avvengono con l'Università di Padova. Ogni anno è lei che dona la corona di oro, no, per il nostro monumento. Più cara di così. Grazie Presidente, comunque sia non mi serve il microfono con la voce che ho. Grazie per l'onore che mi dà. Da qualche anno a questa parte per me è un grandissimo piacere essere qui con voi, ricordare tutti, soprattutto i marinai che hanno perso la vita durante la guerra, ma tutti i caduti che sono caduti per la nostra patria. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto tutti quanti il 1° dicembre per la festa di Santa Barbara.